stato un lavoro duro, estremamente complicato, fatto dai militari del Rossi in maniera magistrale, in una situazione molto difficile anche di inquinamento ambientale, perché è chiaro che il latitante si trova in un ambiente dove era a suo agio. Riuscire a individuare quegli elementi, mi riferisco alla documentazione medica che ci ha consentito di individuarlo, è stato da un lato un momento di fortuna, ma anche una grande attività investigativa di chi è entrato nell'abitazione della sorella di Messina Denaro. Dopodiché la cattura rappresenta evidentemente un momento importante nell'azione complessiva di contrasto dello Stato contro la mafia e penso che tutti quanti abbiamo memoria di quel 16 gennaio, di quanto è stato importante per noi tutti poter dire che anche l'ultimo latitante delle stragi del 92-93 non era più latitante.